È stata un'estate particolare anche per te, nel senso hai iniziato a allenarti con il Parma, poi non si capiva se c'era l'accordo o meno, però ora sei qua, la maglia è quella ufficiale, adesso non potrai giocare la prima partita perché sei squalificato, immagino che sia comunque un dispiacere, però sei pronto a partire anche tu. Sì, diciamo, era lunga la trattativa, che perché appartenevo a un'altra squadra che dovevo parlare in tutta maniera, abbiamo discusso tanto parlare con la società e poi abbiamo trovato un accordo perché mi piace l'obiettivo che la progetto che hanno messo a Parma e mi hanno convinto di venire qua e sono qua adesso. Sono pronto per giocare, mi dispiace che non posso giocare la prima, però mi metto subito in mostra per aspettare la seconda, che si gioca a Tardini, però è più bello per me. Anche perché al Tardini l'altra volta non hai potuto giocare proprio perché non c'era l'accordo. Che sensazioni hai rispetto alla prima partita al Tardini? Cioè, quanta voglia c'è di giocare in uno stadio come quello? Anche se tu hai giocato anche in Serie B, quello dove stavi, quindi insomma sei abituato anche a palcoscenici più alti. Sì, mi piace quando stadio è pieno, quando c'è entusiasmo, quando c'è voglia di giocare tutto. Però l'altra volta non ho potuto giocare perché ero scavicato, la prima non posso giocare, mi si era voluto dare più minuti a quelli che devono iniziare il campionato. Quindi niente, aspetto, ho fame di giocare, ho voglia di giocare, voglio solo entrare al Tardini, far vedere quello che posso fare, tutto questo. Ti chiedo, in questo 4-2-3-1 di Apolloni, come ti puoi trovare, dove puoi rendere al meglio? A me mi piace questo 4-2-3-1. Posso giocare dietro la punta come esterno, girare. Quale giocatore importante assomigli di Serie A, insomma, qualche giocatore a cui magari ti ispiri, un tuo modello? Sarà duro dirlo, però c'era chi Prince Boateng, beh, adesso che non c'è più in Serie A ci sono tanti giocatori che mi piacciono, però stile di giocare i giocatori non sono uguali, diciamo. Io sono Yves Barà e mi piacciono tanti giocatori, cerco di fare sempre il meglio e dare il massimo. Come hai visto il Parma in queste ultime uscite? L'ho visto bene, una squadra solida, unita, che vuole fare bene, che lotta tutto. Sappiamo che il campionato non sarà uguale, perché tutti aspetteranno. E tocca a noi, dobbiamo andarci con la testa giusta, non regalarci niente. Sappiamo che il campionato è un'altra cosa e tutti ci aspetteranno. Fin dall'inizio incuriositi i tifosi, impressionati i tifosi, cosa ti senti di promettere a loro? Voglio solo farci regalare a tutti i tifosi e farli vedere un bel calcio, un bel gioco, un Parma che vince, che far divertire anche i tifosi. Ci divertiamo e facciamo divertire pure i tifosi. Oltre a te ci sono anche altri giocatori che provengono da categorie superiori, perché magari in Serie D comunque sono un lusso. Lo è Corapi, lo è Giorgino, la Miglietta, ma anche Ives Baraje è sicuramente un lusso per questa squadra. A livello di atteggiamento, cosa sarà importante per te in una categoria come questa? Umiltà. Per me è umiltà, perché Parma per me non è una squadra per giocare in Serie D. E ci dobbiamo far vedere che non siamo una squadra per giocare in Serie D e che siamo dei calciatori in categoria superiore e lo dobbiamo dimostrare. Se pensiamo solo a dire che siamo dei giocatori in categoria superiore, questo ci darà un'inferiorità che dobbiamo avere. Noi dobbiamo solo pensare a giocare, fare bene, a dimostrare. Questa mentalità dobbiamo averla in campo e fuori campo. Grazie. In posto.